Salve ragazzi, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conoscevano. Questa volta vi voglio parlare di un argomento molto particolare che esula da tutti gli altri miei discorsi fatti negli altri video. Vi parlerò dell'universo. Ho visto che in internet molti si cimentano nel dare una definizione e una spiegazione dell'universo e dei suoi misteri. Sono molti anche i cervelloni che teorizzano senza essere arrivati a nulla. In questo video voglio parlare dell'universo affinché sia compreso a tutti. Voglio parlare dell'universo e fare in modo che chiunque veda questo video riesca a comprendere, farsi un'idea di cosa sia realmente l'universo. Dopo la visione di questo clip vi saranno chiari i misteri che attanagliano i cervelloni della materia e questo è un dono che voglio fare a tutti voi. L'universo è infinito? Si può superare la velocità della luce? Queste sono delle domande a cui io mi prefiggo di dare una risposta comprensibile a tutti. Ma allora, che cos'è l'universo? L'universo è semplicemente il mondo in cui viviamo. Ma ci sono altri universi? Sì, infiniti. Una qualsiasi formula genera un universo. Ma che cos'è una formula? Una formula è un insieme di regole e di variabili che in maniera matematicamente esatta definiscono un universo. Le variabili utilizzate nella formula che definisce l'universo sono dei semplici ingredienti, per esempio il tempo e lo spazio. Anche un semplice punto collocato nello spazio con una formula XY che ne definisce la collocazione esatta è un universo. Anche una formula che disegna un grafico è un universo. Chiaramente, è astratta, non ha vita, però in qualsiasi momento noi la possiamo disegnare e concretizzarla. Gli universi più interessanti sono i frattali, ovvero delle formule che creano un'area che può essere bidimensionale o tridimensionale, che può avere uno spazio finito oppure infinito. Un frattale può avere anche il tempo, ovvero una variabile che ne determina la dinamica. Il tempo in un frattale lo possiamo creare utilizzando una variabile che se incrementata o decrementata spostiamo la dinamica del frattale avanti o indietro, esattamente come posizionare la cassetta di un videotape portandola avanti o indietro, esattamente il meccanismo è questo. Un frattale non ha bisogno di essere disegnato per esistere. Se esiste una qualsiasi formula che lo rappresenta, il frattale di per sé esiste. Poi noi in qualsiasi momento lo possiamo disegnare su un foglio di carta oppure in un video e in quel momento lì lo andiamo a concretizzare. Però il frattale di per sé esiste semplicemente perché esiste la formula che lo definisce. Anche il nostro mondo è una formula, però una formula molto fortunata perché ha permesso la vita. I frattali che noi conosciamo possono permettersi di creare dei mondi colorati e belli, però al loro interno sono morti perché non hanno alcun tipo di vita. Per chi non conoscesse cosa sono i frattali, vi mando in onda ora un piccolo clip che ne mostra uno. È una formula matematica che riesce a disegnare un mondo bidimensionale o tridimensionale. Ecco, guardiamoci il videoclip. Il nostro universo è unico, la formula che lo ha creato, ripetendosi, creerà sempre lo stesso universo, con lo stesso Big Bang,
con gli atomi al medesimo istante, sempre tutti nello stesso posto. Perché? Perché una formula, ripetendosi, crea sempre lo stesso medesimo grafico. Il nostro universo è unico, unico come la formula che lo ha creato. Però, tuttavia, possiamo parlare di altri universi. Però in questo caso non è più giusto parlare di universo, ma bisogna parlare di poliverso. Poliverso è l'insieme di tutte le formule, un insieme infinito che definiscono altri mondi, altri universi. Il poliverso è un insieme infinito di formule, un insieme infinito di universi, universi diversi, come sono diversi gli ingredienti che compongono ogni singolo universo. Non è assolutamente detto che un universo per esistere debba avere spazio e tempo. Gli ingredienti possono essere completamente diversi e anche difficili da concepire. Ogni universo si concretizza semplicemente per il fatto che è possibile la formula che lo descrive. Un quesito che attanaglia i cervelloni è: ma che cos'è il tempo? Il tempo, visto all'interno del nostro universo, non è quello che è nella realtà, perché il tempo, visto dall'esterno, non è un qualche cosa che scorre in avanti. Noi percepiamo lo scorrere del tempo in avanti esattamente come guardiamo un film che scorre con il tasto play nel videotape. L'universo è già definito e scritto dalla formula che lo regola, quindi dal di fuori, dall'esterno, è possibile posizionarsi avanti e indietro senza un preciso ordine cronologico ed andare ad osservare e carpire ogni qualsiasi istante di tempo. Un'altra bella domanda è: ma che cos'è il tempo nel nostro mondo? Vi voglio svelare il mistero dei fenomeni che viaggiano più veloci della luce. Allora, come si spiegano fenomeni che vedono movimenti superare la velocità della luce? Lo spazio in cui viviamo è piccolo rispetto al mondo, ciò dà luogo a tantissime semplificazioni. Per esempio, la rotta di una nave che apparentemente è dritta, in realtà la rotta di quella nave non è mai dritta perché sta compiendo un arco di cerchio, perché la Terra è sferica, quindi la rotta della nave non potrà mai essere dritta. Allo stesso modo, lo spazio che noi percepiamo lineare in realtà ha delle curve che fanno sì che un oggetto subisce delle distorsioni a seconda di dove esso viene collocato, delle distorsioni che sono impercettibili, impercettibili nel piccolo. Persino la Terra, che ai nostri occhi sembra enorme, non subisce, deformazioni percettibili per quanto riguarda le distorsioni dello spazio. Però se noi collocassimo la Terra all'interno di un buco nero, allora queste distorsioni sarebbero evidenti. Nel piccolo, qualsiasi retta segue un percorso apparentemente lineare, che però nella realtà segue le distorsioni dello spazio. Da ciò si deduce che lo spazio varia a seconda di dove questo viene collocato nell'universo. Lo spazio non è più una costante come noi siamo abituati a credere. Nel nostro mondo nessuno degli elementi a noi noti è una costante. Spazio e tempo non sono costanti. Quando nell'universo si osserva erroneamente qualche cosa muoversi più velocemente della luce, è semplicemente perché in quel luogo non abbiamo lo scorrere del tempo come da noi. Quindi, relativamente al luogo in cui si osserva scorrere e muoversi un oggetto e relativamente all'orologio che scandisce il tempo in quel luogo, non vi sarà mai un oggetto, un qualche cosa, muoversi più velocemente della luce. È solamente un'impressione vista da un luogo che ha un tempo che viene scandito con una velocità differente. Il tempo quindi non è una costante. Ciò spiega anche il paradosso delle due astronavi
che si allontanano dalla Terra in direzioni opposte alla velocità della luce. Un'astronave va da questa parte dalla velocità della luce, un'altra astronave va dall'altra parte alla velocità della luce. A che velocità si allontanano fra di loro le due astronavi? Al doppio della velocità della luce? No, non è così. Si allontanano alla velocità della luce perché, visto dalla Terra, ogni astronave relativamente alla nostra posizione viaggia alla velocità della luce. Però fra di loro non è che viaggiano al doppio della velocità della luce, perché per fare questa misurazione occorre utilizzare l'orologio a bordo in ognuna di queste astronavi. Per cui l'orologio a bordo di queste astronavi non è lo stesso che scandisce il tempo sulla Terra. Le due astronavi, utilizzando il loro orologio, si allontanano fra di loro sempre alla velocità della luce. Ora passiamo ad un altro enigma molto interessante, un enigma per il quale molti cervelloni si sono cimentati nel tentativo di dare una risposta senza fornire tuttavia risposte che siano convincenti. Ma il nostro universo è infinito? Innanzitutto, chi si pone questa domanda già dimostra di non aver capito, perché non è questa la domanda corretta. La domanda corretta è: l'universo è immenso? Ma che differenza c'è tra infinito e immenso? Infinito è un universo che non ha limiti, che non ha un perimetro, mentre immenso è un universo che ha una sua area infinita. Con un esempio comprensibile a tutti, Infinito è il giochino Asteroid, quel videogame in cui la navicella rimaneva confinata sempre nello stesso mondo, anche andando dritto dritto, usciva dallo schermo e riappariva subito dall'altra parte. La navicella navigando non incontrava mai una fine. Nonostante questo, quel mondo lì non era immenso. In un mondo immenso, Asteroid, la navicella del videogame, uscendo dallo schermo scopriva nuovi quadri, nuovi spazi. In quel caso lì avremmo avuto un mondo immenso. Questa è la differenza tra infinito e immenso. Ipoteticamente, viaggiando all'interno del nostro universo, non incontreremo mai un muro. Ciò significa che il nostro universo è infinito. Però ciò non vuol dire che il nostro universo sia immenso, ovvero che il suo volume sia infinito. L'infinito non è solamente relativo allo spazio, abbiamo anche l'infinito relativo al piccolo. In quest'ambito possiamo ingrandire a piacimento e scoprire, non so, le cellule, ingrandire ancora di più, scoprire gli atomi, ingrandire e scoprire gli elettroni che girano attorno agli atomi, ingrandire per vedere se sugli elettroni vivono degli omini che a loro volta stanno lì col telescopio ad ingrandire e scoprire cosa c'è di infinitamente piccolo. Ecco, noi possiamo anche andare ad osservare l'infinitamente piccolo. Ma nell'infinitamente piccolo, continuando ad ingrandire, cosa alla fin fine troveremo? Troveremo la formula che genera il nostro universo, un qualche cosa di astratto senza una massa e un volume. Troveremo le regole che tengono in piedi il nostro mondo. Ipoteticamente, con la formula che regola il nostro universo, sarà possibile spostarsi in avanti nel tempo, nel passato, esattamente come posizionare la videocassetta all'interno di un videotape. La formula che regola il nostro universo permetterebbe di poter visionare qualsiasi luogo in qualsiasi tempo, tuttavia ciò non sarà mai possibile all'interno del nostro universo, perché la potenza di calcolo necessaria non è alla portata di nulla che sia contenuta all'interno del nostro universo. Noi al massimo possiamo andare a visionare degli universi più piccoli, che sono i frattali. I frattali noi li possiamo generare, spostarli nel tempo e andare a vedere ogni singolo frame in qualsiasi momento, perché il loro sviluppo necessita una potenza di calcolo alla nostra portata. Mentre poter sviluppare, andare a vedere il futuro del nostro universo o il passato è fattibile, ma non all'interno del nostro universo. Passiamo ora a un'altra domanda, a un altro quesito, alla teoria degli universi paralleli.
La teoria degli universi paralleli, a quella teoria che in qualsiasi momento tu puoi prendere una decisione, puoi decidere se andare a sinistra e se andare a destra, in quel momento si apre un universo parallelo. C'è l'universo in cui ti trovi te, in cui hai deciso di girare a destra, ma c'è anche l'universo nel quale tu ipoteticamente, tornando indietro, hai svoltato a sinistra, in quel momento si apre un nuovo universo. La teoria degli universi paralleli è una pura fantasia, sarebbe come dire che la formula che regola il nostro universo è il caos. Nel nostro universo tutto ciò che abbiamo scoperto è regolato da formule. La forza di gravità, l'energia, l'inerzia, tutto è regolato da formule. Nulla viene mai lasciato al caso. Il caos si manifesta esclusivamente nell'apparenza quando le variabili in gioco sono talmente tante da farci credere che ci sia un qualche cosa che avviene in maniera casuale, ma non è mai così. Tutto nel nostro universo viene regolato da formule ben precise. Con un esempio, quando un giocatore di biliardo colpisce una pallina, lui sa esattamente come quella pallina si comporta a seconda di come essa viene colpita. Tuttavia, se il tiro diventa complicato, che la pallina deve fare più rimbalzi di sponda, non è una sola pallina ad essere colpita, apparentemente entra in gioco la componente aleatoria. Però in realtà non esiste mai la componente aleatoria. Tutto è regolato da formule. Nel biliardo le formule comprendono tantissime variabili, che sono il peso delle palline, la velocità in campo, l'inclinazione del tavolo, la temperatura degli elementi, la temperatura del tappetino, la temperatura della pallina. Sono tantissime variabili. Quando queste variabili crescono, diventano molteplici, non è più possibile effettuare un calcolo. Però tuttavia queste palline, quei rimbalzi di sponda e tutto quanto, verranno sempre regolati da una formula matematica. Ecco, il nostro universo esattamente è come un tavolo di biliardo. All'interno tutto si muove seguendo delle formule matematiche. Le variabili sono tante, quasi infinite, sono tantissime, gli elementi che si muovono in campo sono molteplici, però tutto si muove seguendo delle formule, non vi è mai nulla di lasciato al caso. Quindi, la teoria che dice che vi possono essere degli universi paralleli in base a delle decisioni, in base a delle divergenze, non è assolutamente possibile, perché la formula che genera il nostro universo, se ripetuta, genererà sempre lo stesso universo con gli atomi in ogni istante, sempre in quella posizione, in quel posto lì. Non vi saranno degli universi paralleli in cui qualche cosa ha preso una svolta diversa e quindi si crea un universo formato in un altro modo. Con questo breve video ho chiarito tanti aspetti interessanti che vanno a definire il nostro universo. Credo di aver fatto una cosa grata a tutti. Anche molti cervelloni, sentendo questo video, apriranno la propria visuale, avranno una concezione più realistica dell'universo. Per il momento è tutto. Noi ci vediamo alla prossima.